Fitness, breve storia triste. Due ragazzi, A e B, pesano 90 kg per 1,80 di altezza. Il loro peso ideale è di 80 kg. Sia A che B decidono di raggiungere il peso di 85 kg, perdendo 15 kg di grasso e mettendone 10 di massa muscolare. A intraprende il percorso con un coach online Natural. Sta a dieta e si allena. Arriva al risultato dopo 18 mesi. 18 mesi di dieta ipocalorica, sostenuta mangiando 1600 calorie al giorno e fasi di massa più spinte. 18 mesi di allenamento fatto bene. 18 mesi di sacrifici, notti con la fame, impegno ed dedizione. B decide di allenarsi con i pesi di stera dieta anche lui, ma accetta il compromesso di usare farmaci anabolizzanti sotto la guida di un altro coach. B arriva al risultato in 6 mesi. 6 mesi di dieta a 4000 calorie al giorno con 500 grammi di carbo e zero fame. La storia finisce qui? Chiaramente no. B ha un vantaggio di 12 mesi rispetto ad A, dato che è arrivato alla condizione di 85 kg per 1,80 di altezza al sesto mese. Quindi continua ad allenarsi e a stare a dieta e a usare anabolizzanti. Dopo 12 mesi pesa 95 kg, ma ha perso ancora grasso e messo ancora più massa muscolare. Siamo quindi, dopo 18 mesi, alla situazione di A e di B. A è 85 kg per 1,80 ed è natural. B è 95 kg per 1,80 con l'uso di anabolizzanti. B ora è così, come quelli che acclamate sui social. Il mondo acclama B e non A. I follower su Instagram gli scrivono: sei la mia motivazione, il tuo percorso mi ha spronato a perdere peso. Sei la prova che con la volontà si può tutto. Sei l'esempio che l'allenamento e la sana alimentazione trasformano il corpo in modo fantastico. Oppure, se vuoi puoi, il limite è solo il cielo. B usa anabolizzanti, ma nessuno lo sa, a parte lui e il suo coach. Da brava e onesta persona qual è, non ne parla mai apertamente sui social, in modo da poter illudere tutti che l'importante sia l'allenamento, il crederci forte e la nuova marca di integratori che lo sponsorizza. A, chiaramente, si sente un fallito per aver impiegato 18 mesi nel fare ciò che a B sono serviti solo 6 mesi. A non si sente all'altezza rispetto a B e quindi rinuncia al proprio percorso anche sui social. A pensa di non aver fatto abbastanza e di non possedere abbastanza genetica. Improvvisamente A e B si parlano. A chiede a B come ha fatto e B risponde: se lo vuoi fortemente, lo otterrai sicuramente, basta crederci. A ringrazia B dicendogli: sei il mio esempio, grazie di esistere. Questa è la fine della breve storia triste.